In generale, in tutti i miei personaggi non mi ispiro mai a un personaggio. Mi ispiro all'insieme, a quell'atmosfera. E in questo caso mi sono ispirato a una storia, a tante storie, alla mia vita, a quello che ho osservato, a quello che i miei colleghi hanno fatto, a tante cose. E questo, non mi ispiro mai però a un personaggio ben preciso, mi ispiro a un carattere, a un insieme di fotogrammi che io nel tempo ho visto e poi nell'insieme cerco di trovare la mia strada. Da un personaggio che dopo 8 mesi di bunker, mangiando pasta col tonno perché non si fidava neanche dei propri familiari, è uscito da un armadio e ha quasi ringraziato quei meravigliosi investigatori poliziotti che lavorano tanto per scoprire questi personaggi. Nasce da lì, io ho cominciato a ridere, ho cominciato a ridere, ho pensato che forse, come sempre spesso accade, la risata può intervenire, può aiutare. No, si può ridere di tutto, come si ride della morte, come si ride di tutto. E c'è modo e modo, però, attenzione, come quelli che usano, detto così, le parolacce. C'è modo e modo, le parolacce le puoi anche ben gestire, dette in un certo modo, rispettando gli altri sempre. Nasce sempre dal rispetto, comunque, ci deve essere sempre rispetto. Se no, se non c'è rispetto non puoi, attenzione, non puoi pretendere niente. Infatti, quello che io dico sempre è, io non rido mai di altri, ma con altri. Per me questo è molto importante. Io non riesco, anche per il lavoro che faccio, a seguirlo. Tu mi puoi dire le registri, non sono capace, cioè non ho mai registrato niente. Con RaiPlay però sai. Però adesso con RaiPlay, che devo ancora capire cos'è, però con RaiPlay onestamente io non ho capito cos'è, ma adesso me lo faccio dire. Quindi non ho mai seguito. E allora non ho mai, so adesso che ci sono tutte le serie della vita, però anche quelle serie, se vedo dei frammenti, poi insomma non ho mai avuto il tempo. A me piace uscire con gli amici, queste cose, ho detto da banalità, vi devo scusare, però a parte gli scherzi non mi è mai capitato. Adesso mi sono impegnato in altre cose, ma a me la TV io l'ho rispettata sempre dagli inizi, mi ha dato tanta fortuna, ma io sono uno spettatore, guardo. Magari non tutte le serie, comunque non le serie, però guardo le cose, quindi mi piacciono quei personaggi, quelle persone che rispettano gli altri, mi piacciono quelle persone che lavorano sulla comicità anche col corpo, tutte queste cose, quindi la guardo, tornerò assolutamente, ma scherziamo, per esempio con Fabio, io che tempo che fa mi sono sempre trovato bene, noi siamo amici e continueremo sempre a esserlo, ma molto serenamente, e lui lo sa, io in questo momento ho pensato ad altre cose, poi pensa se capiterà un personaggio, una cosa diversa, un ritorno di altri, ma modellato e tutto con molto entusiasmo. Mi ricordo che da lui io fremevo, anche se Cetto andava benissimo, allora mi ricordo che ci siamo inventati il professore, che non riusciva mai a bocciare, che era molto colpito, o il ministro della paura, oppure il ritorno a Rai 3, contento di ritornare a Rai 3, perché sono nato a Rai 3 con Sulla testa di Paolo Rossi, dove dopo Alex Drastico, nelle prime puntate, io propongo a Paolo di fare Epifanio e lui mi aveva, devo dire, aiutato moltissimo a dire se tu lo vuoi fare e ti vedo convinto, fallo, è andato benissimo.